Ma salve, buon God Day di novembre, incredibile, pazzesco, assurdo day! Ragazzi, incredibile, pazzesco e assurdo, siamo già tornati in un nuovo episodio delle quattro chiacchiere di Godo, pazzesco, assurdo! Sono giornate intense, ragazzi, questo novembre è partito con il piede giusto e allo stesso tempo un po' sus, ma lentamente sto riuscendo a fare tutte le cose che girano attorno a questo canale incredibile e soprattutto che girano attorno a questo ufficio incredibile dove ormai tutti fanno come gli pare e nessuno rispetta più le regole del povero cameraman. Io sto registrando questo video nella prima settimana di novembre e voi lo dovreste vedere la settimana dopo, la prima di novembre, incredibile. Nella prima sono tornati tutti i gameplay che si erano appunto stoppati perché la settimana prima sono usciti il mio video gameplay, però è uscito lo special di Halloween, l'anti-show, Project Playtime, la reaction su Yarnaby, quindi mi ritengo abbastanza soddisfatto. La settimana dopo dovrebbero essere usciti un gameplay a giorno per 7 giorni, ci sono riuscito, incredibile. La settimana dopo dovrebbero esserci sempre i gameplay perché li ho registrati in anticipo, ma io la prossima settimana devo cominciare a registrare gli ultimi due video che dovrebbero essere le ultime famose serie che mi ero ripromesso di far uscire almeno il primo episodio prima dell'anniversario del canale incredibile, che sono la serie del nonno di Pacastoro e la serie del King, che sono due serie che mi preoccupano particolarmente per due motivi. Primo, perché le vorrei provare a fare un po' più originali, e con originali intendo cose sus che capirete, e la seconda cosa è che probabilmente faranno la stessa fine dell'anti-show. E cosa intendo con la stessa fine dell'anti-show? Un episodio di queste due serie uscirà ogni tot mesi, ragazzi. Purtroppo sarà così. Ho fatto forse l'errore di fare troppe serie insieme, però magari tutte queste cose che girano attorno al canale ne parlerò nel video speciale che uscirà, ve lo posso dire, il 26 novembre, quello lo registrerò probabilmente non quella settimana che viene, ma quello dopo ancora, che sarà il video del secondo anniversario del canale. Lì ci sarà proprio un bel vlog come l'anno scorso, dove vi parlerò di com'è stato vivere in ufficio per un anno intero, tutto quello che è successo in questo canale incredibile, video futuri, piani futuri, insomma, sarà un video molto simpatico. Ovviamente mangeremo anche la tortina incredibile, però alla fine della fiera, ragazzi, se loro mi danno retta, potrebbero anche uscire prima gli episodi di queste serie incredibili. E comunque, il piano sarebbe quello. Vi ho detto i progetti delle prossime settimane, i gameplay stanno andando bene, vi ringrazio per il supporto al video di Halloween incredibile e oggi parleremo dell'ultimo pay per view targato WWE Crown Jewel, che poi non è proprio un pay per view, è un live event in Saudi Arabia incredibile. Sapete che io adoro gli eventi in Saudi Arabia, ci regalano sempre dei pay per view incredibili. Detto questo, ragazzi, spero di non far uscire come al solito un video di mezz'ora, perché i match sono veramente pochi e soprattutto sono molto corti, quindi cercherò di fare un riassuntino simpatico. Loro non ve li farò vedere perché stanno a lavorare. Sì, e si parte. Eccoci qua, incredibile, sulla nostra scrivania godosa, che come potete vedere adesso è tutta nuda, porella, nuda e cruda. Però state tranquilli che probabilmente già intorno ai primi video di dicembre delle 4 chiacchiere di Godo vedrete probabilmente tutta questa bella scrivania addobbata in anticipo rispetto all'anno scorso con gli addobbi di Natale, perché stavolta gli addobbi di Natale ce l'ho già qui pronti in ufficio. Detto questo, buttiamoci in Crown Jewel. Allora, la cosa divertente è che Crown Jewel siamo con un match che io sinceramente pensavo fosse il main event, come era successo ad Elina Seri, dove c'era appunto il main event. La Bloodline, invece a sto giro la Bloodline apre le danze, ragazzi belli, apre le danze con il match incredibile fra Roman Reigns, Jimmy Uso e Jey Uso contro Jacob Fatu, Tama Tonga e Solo Sokoa con Tangaloa, che invece girava attorno al ring. Questo è un pochino un antipasto di quello che probabilmente vedremo a Survivor Series incredibile in un War Games match. Carina una chicca che vi voglio dire subito: quando sono entrati la nuova Bloodline sono entrati tutti quanti insieme, invece la vecchia Bloodline sono entrati prima Roman Reigns e Jimmy Uso e poi staccati Jey Uso. Questa cosa mi ha fatto un po' piacere perché vuol dire che nei confronti anche a livello della storyline Jey Uso e tutto il push che ha avuto Jey Uso è importante, perché ragazzi, Jey Uso fino a poco era campione intercontinentale, ha avuto un sacco di match buoni a Raw, quindi il fatto che lo continui a far stare, come dire, in un'aura sua vicino a Roman Reigns, però in un'aura sua, secondo me è molto importante. Per il resto, questa è una cosa che dirò probabilmente per tutti questi match incredibili, sono stati molto meh. Non c'è stato quel match che mi ha fatto dire oh my God, 5-star match, no, non ce n'è stato manco uno, ragazzi. Sono stati molto match alla Raw, alla SmackDown classici, con un pochino, proprio poco di spicy sopra, però maggior parte sono match prevedibilissimi, tranne proprio alcuni. I match inizia classico match con Jimmy e Jey Uso che fanno le loro mosse tag team, che mi ha fatto piacere perché non vedevamo Jimmy e Jey Uso fare mosse tag team da più di un anno. Quasi, eh sì, perché poi uno è andato a Raw e l'altro è rimasto a SmackDown, uno è diventato buono e uno è diventato cattivo, quindi più o
danni incredibili alla nuova Bloodline. Questo arriva molto dopo nel match, e calcolate che tutti i match sono molto brevi, alcuni sono cortissimi. A un certo punto Jacob Fatu, che è la nuova star della Bloodline, ragazzi, ricordatevi le mie parole, diventerà campione il prossimo anno, potrebbe vincere anche la Royal Rumble, attenzione, entra nel ring, distrugge Jey Uso, distrugge Jimmy Uso. A un certo punto riescono ad avere un pochino la meglio proprio Jimmy e Jey Uso, danno il tag a Roman Reigns. Roman Reigns entra un po' come ha fatto appunto ad Hell in a Cell, fa pulizia manco fosse John Cena. Continuano a tenere strette le interazioni fra Jacob Fatu e Roman Reigns, perché secondo me quello sarà un matchone per il prossimo anno. Ritornano sul ring Solo Sokoa e Roman Reigns, cioè di nuovo una scazzottata con Solo Sokoa. Solo Sokoa sta per fargli la spike incredibile, Roman Reigns lo distrugge con delle mosse incredibili, e qui c'è un botch che sinceramente era meglio che, come dire, non ci fosse in questo match incredibile. Cioè praticamente, se non sbaglio, Solo fa una mossa su Roman Reigns, Tangaloa, che era fuori dal ring, doveva tirare l'arbitro e così il pinfall si rompeva. Non ci è riuscito in tempo e quindi l'arbitro ha fatto 1-2, mannaggia, devo andare a scolare la pasta, devo andare via, e quindi si è interrotto il pinfall così in maniera veramente stupida. E quindi diciamo che questo ha un po' rotto il mood del match. Allora poi il match è continuato, finisher tutti quanti incredibili, Jacob Fatu distrugge Jimmy e Jey Uso fuori dal ring se non sbaglio, e sul ring accade l'impensabile sinceramente, cioè Solo Sokoa fa uno spike su Roman Reigns, gliene fa un altro e pinna Roman Reigns clean sul ring. Questo è il Solo Sokoa che serviva, però serviva mesi fa ragazzi, non adesso. E così mi allaccio a quello che volevo dire poco fa. Nello scorso pay per view Solo Sokoa era stato pinnato da Roman Reigns super clean con Cody Rhodes, no? Il fatto che qui abbia pinnato Roman Reigns è una cosa importante, primo perché non tutti pinnano Roman Reigns e si vede che Roman Reigns sta cercando di pushare Solo Sokoa tantissimo, incredibile. Però il problema è che la gente si ricorda che se tu vuoi creare un monster heel fortissimo, tu lo devi far vincere. E Solo Sokoa non è che negli ultimi periodi, sai, no, ha fatto quelle vittorie incredibili, quella dominazione nel roster incredibile, ragazzi. No, io mi ricordo, vi dico solo questo, mi sa l'anno scorso era, Solo Sokoa ha sconfitto John Cena clean, vi ricordate, con tipo 15 colpi incredibili, e da dopo quel match, invece di pushare Solo Sokoa, l'hanno fatto perdere sempre. E poi è arrivata la Bloodline 2.0 e bla bla bla. Quindi il fatto che vogliono far rendere Solo Sokoa strong è debole, non ci crede nessuno, e questo è il problema, soprattutto se c'è uno come Jacob Fatu, che tutto quello che dovrebbe essere Solo, che non riesce a essere, è in quest'uomo incredibile. Quindi sono contento che abbia pinnato Roman Reigns, perché era necessario, se perdeva pure qui è finita. Probabilmente perderanno il War Games, perché il War Games sarà oggi Bloodline contro la nuova Bloodline con Sami Zayn nel gruppo, perché di lui ne parleremo proprio adesso, e probabilmente lì vinceranno i buoni incredibili. E poi non so come vorranno continuare la storia, probabilmente con un match di nuovo fra Solo e Roman Reigns per dicembre, maybe, non lo so. Però che succede? Nel post match arrivano la Bloodline tutta a distruggere Roman Reigns, arriva Sami Zayn, puliscono il ring incredibile, e c'è questo momento incredibile dove tutti e quattro vogliono attaccare Solo Sokoa. Solo schiva e Sami Zayn colpisce con il piedone sus Roman Reigns, incredibile, tanto per mettere un po' di spicy della serie. Sami Zayn sarà con Roman Reigns e la vecchia Bloodline, non andrà con Solo Sokoa e la nuova Bloodline incredibile. Sicuramente Sami Zayn andrà con Jimmy Uso e Jey Uso e Roman Reigns contro la nuova Bloodline, e ripeto, secondo me vinceranno i buoni, non credo faranno mai vincere Solo Sokoa di nuovo come è successo in questo pay per view incredibile. Nel complesso, ripeto, niente di straordinario, carino l'angle finale con Sami Zayn, Jacob Fatu, fortissimo, sono contento per Solo, però ripeto, niente di straordinario. Poi abbiamo un match che sinceramente mi ha divertito più del match iniziale, cioè il match valido per il titolo Tag Team Championship femminile, incredibile, con un sacco di women veramente strong e atletiche, perché abbiamo le campionesse Bianca Belair e Jade Cargill contro Lash Legend e Jakara Jackson, che ve le ricorderete perché stavano a NXT fino a una settimana fa, ragazzi. Ovviamente abbiamo Io Sky e Kairi Sane, e poi Chelsea Green e Piper Nevin. Come vi dicevo poco fa, questo match mi ha divertito sicuramente più del match iniziale, più che altro perché i personaggi qua avevano più senso e più credibilità incredibile, con anche qualche chicca incredibile. Ovviamente abbiamo sempre Bianca Belair e Jet Cargill, che sono le super women pazzesche e assurde, che continuano a dire che secondo me per la Royal Rumble litigheranno, e a WrestleMania avremo Bianca contro Jet Cargill, ragazzi, è un anno che stanno facendo il teasing su questo match incredibile. Tra l'altro Rollins Morgan ha fatto pure una battuta su questa cosa, quindi vedrete voi. Poi abbiamo Io Sky e Kairi Sane, che sono straordinari. Io mi chiedo ancora perché Io Sky non sia campionessa di Raw, e voi mi direte, ma come, c'è Liv Morgan, non ti piace Liv Morgan come campionessa? No, però apprezzo la storia che sta facendo con Rhea eccetera, però come campionessa è un grandissimo no. Poi abbiamo Chelsea Green e Piper Nevin, che forse meriterebbero una vittoria ogni tanto, perché Chelsea Green si sta veramente mettendo qualsiasi cosa nel personaggio, sta cercando di essere comedy e spy
Miles allo stesso tempo con Piper Niven che gli dà corda incredibile, quindi io l'avrei voluto far vincere, perché sono mesi che provano a vincere sto titolo, ragazzi, fategli vincere almeno una volta ste cinture, mannaggia. E poi quelle che per me meritano premio della serata, che sono Lash Legend e Jakara Jackson, ragazzi. Io non so se voi conoscete queste due signorine pazzesche assurde, ma loro facevano parte di una stable che credo ormai sia finita, che si chiamano i Metaphor, se non sbaglio, con Noam Dar e un altro wrestler di cui non mi ricordo il nome perché mi sa che è infortunato adesso, ma ve lo metto in editing incredibile. Ed erano una stable che è durata veramente poco in NXT, hanno avuto veramente pochi momenti incredibili, però loro due erano tanta roba, sia come team, sia Lash Legend come singola, ragazzi. Ma l'avete visto che strong woman è? Sembra più grossa di Jade Cargill, che è assurda, c'ha un fisico incredibile. E poi con Bianca Belair, cioè, se mi fate un triple threat match tra queste tre signorine muscolose, io, ragazzi, vorrei essere in mezzo a queste signorine muscolose che si menano, ragazzi, per forza. Ha un big boot come mossa che è Jinchi, poi è strong, mi piace, ragazzi. Avete visto, a un certo punto prende Kairi Sane, la lancia su Jakara Jackson e gli fa una powerbomb. Brave ragazze, tra l'altro adesso le stanno facendo vedere molto spesso sia SmackDown che a Raw, quindi magari potrebbero vincere qualche titolo anche loro, cara WWE. Vogliamo far vincere ogni tanto qualche team e rendere questa divisione tag team, che è già pessima di suo, un pochino più spicy, per creare storie un pochino diverse. WWE, ci vogliamo provare, incredibile, speriamo di sì, ragazzi, perché ci sono tanti team che meritano, e soprattutto Bianca Belair e Jade Cargill funzionano come team, ma loro soprattutto funzionano come singole superstar, e in questo momento storico sia SmackDown che Raw hanno bisogno disperato di women strong come contender ai le campionesse come Nia Jax e Liv Morgan, quindi sarebbe ora di splittarle e fargli fare un po' di match singole e buildare altri team. Non mi ricordo se c'è stato un boccio di Jade Cargill, che volevo dire, poi simpatico Piper Niven che schiaccia Chelsea Green e Io Sky che fa voli incredibili, se non sbaglio finisce con Jade Cargill che fa la sua mossa finale su Chelsea Green e vince, ovviamente rimangono campionesse loro due e vedremo che succederà, ragazzi. Però ripeto, spicy questo match, mi è piaciuto, GG. E adesso abbiamo Bronson Reed contro Seth Rollins. Allora, qui voglio dire due cose spicy. Allora, prima cosa, mi fa piacere che stiano pushando Bronson Reed, e questo push di Bronson Reed, cioè farlo passare come un vero mostro, mi ricorda un pochino il push che avevano fatto anni fa, se non sbaglio nel 2017, con Braun Strowman. Ve lo ricordate quanto era forte Braun Strowman? Io non so dove andrà a parare questa cosa, alcuni dicono che vincerà la Royal Rumble, non credo proprio, però sarebbe carino se arrivasse almeno fra gli ultimi quattro Bronson Reed. Io spero vinca un titolo, per favore fate vincere a questo un titolo, magari il titolo intercontinentale, perché Bron Breakker mi dà più l'idea di avversario fattibile che Gunther. Gunther non perderà mai il titolo, secondo me rimarrà campione per anni, incredibile, forse si dice lo perderà a WrestleMania con John Cena e va bene, ma poi lo riconquisterà subito, quindi secondo me Bron Breakker e Bronson Reed potrebbero essere un buon feud per il titolo intercontinentale. Quindi ripeto, sono contento che appunto abbiano fatto nelle ultime settimane con tutto il meme dello tsunami e lui ti schiaccia, incredibile, lo abbiano pushato parecchio, sono contento. C'è stato pure il match con Braun Strowman che mimava Godzilla contro King Kong, che è finito con Seth Rollins che ritorna dopo essere stato infortunato gravemente da Bronson Reed, e Braun Strowman sconfigge Bronson Reed. In questo match dice wow, Bronson Reed distruggerà Seth Rollins, soprattutto perché si era fatto il feud attorno al fatto che la schiena di Seth Rollins era stata distrutta da quei continui tsunami di Bronson Reed. E nel match Seth Rollins a me sembrava tranquillo, non mi sembrava minimamente addolorato, oh mio Dio, ho dolori sus, mi è sembrato più strong che mai. Per carità, il feud tra loro due, ripeto, potrebbe funzionare, hanno combattuto un po' fuori dal ring, si sono fatte subito le finisher a vicenda, kick out incredibili, un super tornado di DT di Seth Rollins che mi è piaciuto, c'è stato lo spot che mi ha fatto molto ridere, perché prima Seth Rollins gli fa uno stomp su Bronson Reed e lui fa kick out, poi vanno fuori dal ring e gli fa uno stomp sui gradini d'acciaio, ricordiamo, come dice la WWE, poi rimette Bronson Reed sul ring, Seth Rollins va sull'apron, gli fa un super stomp dalla terza corda e vince, incredibile, Rollins battendo Bronson Reed. Hanno fatto la cosa simpatica che dopo il pinfall Bronson Reed si è rialzato subito facendo capire oh mamma mia, lui è strong. È vero, però una volta si diceva che gli uomini strong vincono anche qualche match in WWE, incredibile, quindi Bronson Reed ha perso contro Seth Rollins, probabilmente ci saranno di nuovo in un match a Survivor Series e magari Bronson Reed riuscirà a vincere qualche cosa. Però ripeto, match buono, diverte vedere Bronson Reed che fa il mostro incredibile, Rollins è sempre Rollins, avrei fatto vincere Bronson Reed, però capisco anche che se vuoi far mandare avanti un feud e fai vincere subito l'interessato,
che gli faccia fare altri match incredibili, probabilmente ne faranno altri tre. Ripeto, se pushano Braun Solito come vero mostro incredibile, un po' come Braun Strowman, non me ne fate contento. Poi arriviamo a un match deludente, perché è durato più o meno, forse meno di 10 minuti, cioè il match fra Nia Jax e Liv Morgan per questa cintura. È identica a quella maschile, ma questa è femminile, e preparatevi perché questa cintura non la vedrete mai più incredibile, un po' come la cintura che vi dissi nell'altro video di Braun Strowman. Io speravo che Nia Jax vincesse, ve lo dico sinceramente. Ovviamente ha perso, ha vinto Liv Morgan, mannaggia. E questo match io mi aspettavo, se no, Nia Jax che è potente, lancia via Liv Morgan, la schiaccia, la distrugge. Invece Nia Jax fa qualche mossa incredibile, a un certo punto arriva subito Tiffany Stratton. Io ho pensato tra me e me, allora, ci sono due campionesse nel ring, lei ha il Money in the Bank, perché usarlo su Nia Jax quando hai Liv Morgan? Avrebbe avuto senso se Tiffany Stratton provava a diventare campionessa di Raw, visto che hai il Money in the Bank e tecnicamente, essendo uno solo, lo puoi usare su qualsiasi cintura. Però poi arriva Nia Jax e dice no, tu non lo puoi usare il Money in the Bank. Arriva Judgment Day con Raquel Rodriguez, Nia Jax va per il Banzai Drop, schiva Liv Morgan, gli fa una Codebreaker, la mossa finale di due corde, e Liv Morgan vince. Che porta a casa. Sono contento di questa cosa? Assolutamente no, perché sinceramente, ripeto, quello che ho detto in altri video, ragazzi, io sono contento che abbiano pushato Liv Morgan, ma quando io intendevo di pushare Liv Morgan, io non intendevo dargli il titolo, non farlo difendere mai e fargli fare un feud con Rhea Ripley, che tra l'altro adesso è infortunata per 4 mesi. Io speravo in cose fresche, in cose spicy. Tu a Raw hai una marea di wrestler femminili incredibili, perché questa donna non combatte e mi buildi match simpatici con Valkyria, Io Sky, Bianca Belair, chi mi pare incredibile, combatte solo Rhea Ripley. Ora dicono che Rhea Ripley tornerà alla Royal Rumble, vincerà la Royal Rumble e rivedremo Rhea Ripley contro Liv Morgan a WrestleMania. Pensate bene a chi fa vincere la Royal Rumble e soprattutto fate combattere Liv Morgan contro qualcuno, vi prego. Poi ragazzi, Randy Orton contro Kevin Owens, secondo voi questo match c'è stato? No, perché pure qui è strana la situazione. Kevin Owens è praticamente impazzito, è diventato heel. C'è la morte con Cody Rhodes perché si è alleato con la Bloodline, e Kevin Owens invece odia la Bloodline, quindi ha attaccato Cody Rhodes. Poi però ha attaccato Randy Orton perché Randy Orton protegge Cody Rhodes. Questa cosa è spicy perché sicuramente prossimamente Cody Rhodes verrà attaccato da Randy Orton, perché quello è un feud che secondo me faranno o a WrestleMania o prima, perché Randy Orton continua a guardare la cintura di Cody Rhodes come se fosse una super piantina sussa. Dovevano fare un match. Il match non inizia perché Kevin Owens lo colpisce con una sedia, arrivano gli arbitri incredibili, arrivano i GM, se non sbaglio il GM di Raw Adam Pearce si becca pure un RKO da Randy Orton, che ovviamente la useranno per fare la storyline tra SmackDown vs Raw a Survivor Series. Combattono un po' fuori dal ring e Kevin Owens butta Randy Orton su dei tavoli, sale in cima al palco e si butta, gli fa un super elbow drop. Randy Orton ci saluta e quindi Kevin Owens vince un match che non è mai iniziato, il senso è questo. E non lo so, a me l'idea di far passare Kevin Owens come crazy man funziona, perché sicuramente Kevin Owens funziona più come cattivo che come buono. Il feud con Cody Rhodes, che vedevo di? Lo facciamo continua fino a dicembre e poi alla Royal Rumble faremo Randy Orton contro Cody Rhodes, quindi secondo me è un feud molto lungo, già visto e rivisto, però magari Kevin Owens potrebbe renderlo un pochino più spicy, perché adesso lui è savage, è violento, incredibile. Vedremo che succederà, però il match di fatto non c'è stato. La gente è impazzita per Randy Orton, sono contento per lui ragazzi, Randy Orton GG, però niente di interessante. Penultimo match della serata, incredibile, il triple triat match con La Knight, Carmelo Hayes e Andrade per il titolo degli Stati Uniti. Anche questo match che penso sia durato forse 10 minuti scarsi. Di questo voglio dire un paio di cose. Prima cosa, sono contento che ovviamente stiano pushando La Knight come campione degli Stati Uniti, con match simpatici, difende il titolo, non come Logan Paul. Per quanto riguarda invece il feud fra Carmelo e Andrade, ragazzi, vedetevi tutti i match che hanno fatto a SmackDown, uno più bello dell'altro. Hanno fatto addirittura il Best of 7 Series, cioè il meglio dei 7 match che hanno fatto, incredibile. Sono contento che abbiano partecipato a questo match, perché il match praticamente è stato sempre Andrade contro Carmelo. Ogni tanto arrivava La Knight, veniva buttato da fuori, entrava, usciva, molto atletici tutti e due. Andrade, sono contento che lo stiano pushando un minimo, però non vi aspettate ragazzi delle capriole per quanto riguarda Andrade. Non credo vincerà mai i titoli nei prossimi mesi, a meno che non si inventano un tag team con qualcuno. Io non credo vedremo Andrade campione della WWE. La Knight secondo me non perderà il titolo fino a WrestleMania. L'unico
quello che potrebbe battere la Knight a livello di storyline è solo Sokoa, perché magari vogliono far vincere, ah, ha battuto Roman Reigns, no, allora potrebbero fare solo Sokoa contro la Knight, con la Knight che perde il titolo per solo, non lo so, così solo vincerebbe il suo primo titolo nel main roster. Pensate voi, ancora non ha vinto neanche un titolo, aveva vinto l'NXT North American Champion in NXT, ma nel main roster non aveva vinto niente, incredibile. Per il resto, Carmelo Hayes, GG, il suo feud con AJ Styles non è mai iniziato perché AJ Styles si è infortunato, ma poi hanno detto che era fake, poi hanno detto che era vero. Per il resto, spot finale simpatico con Andrade che stava per fare una specie di DDT su Carmelo, arriva la Knight, gli fa la sua mossa finale e vince. Tra l'altro io adoro la mossa finale di la Knight perché mi ricordo un pochino la stunner di Stone Cold Steve Austin, che per uno come la Knight è perfetta perché è una mossa che puoi fare praticamente su chiunque, è rapida, è veloce, lui la riesce a hypare parecchio, quindi GG per la Knight. E arriviamo al main event, Gunther contro Cody Rhodes per il titolo nuovo di Crown Jewel, che tra l'altro è gigantesco ed inutile allo stesso tempo. Inutile dirvi match of the night, ma perché hai letteralmente Gunther, che è uno dei migliori wrestler in WWE, e Cody Rhodes, che insomma sa hypare il pubblico in maniera veramente spicy. E ha ricordato un pochino, non mi ricordo se era questa Royal Rumble o quella dell'anno scorso, dove appunto erano rimasti Gunther e Cody Rhodes, mi metto una fotina qua, e avevano fatto un mini match nel match della Royal Rumble. Questo è stato un pochino simile a quello, fa ridere che dopo un anno e mezzo sono entrambi super campioni in WWE e secondo me lo rimarranno per ancora un bel po' di tempo. Quindi secondo me questo è anche per il finale un match che rivedremo in futuro, o con Cody Rhodes che combatte Gunther, o con Gunther che combatte Cody Rhodes per il titolo. Per il resto io ripeto, Gunther è incredibile ragazzi, è uno dei migliori wrestler della WWE, adoro il suo personaggio, questo arrogante heel che ricorda un po' gli heel della Golden Age del wrestling, adoro il fatto che lui faccia mosse semplici, non fa pirolette e cose assurde, lui fa mosse semplici ma che rese come le fa Gunther sono mosse devastanti, possono essere un calcio, una chop, una powerbomb, una sottomissione, un suplex, cioè un DDT, mosse semplici che ripeto rese da lui sono devastanti, anche uno splash, cioè assurdo. Cody Rhodes tra l'altro che secondo me lo fa anche la sua triple crossroads su Gunther, Gunther fa kick out, Cody Rhodes fa kick out della powerbomb, schiva un sacco di sottomissioni di Gunther, un buon match, non a livello di quello che vi ho accennato poco fa che c'era nella Royal Rumble di qualche anno fa, che però non era neanche un match, quello era un mini incontro nella Royal Rumble e infatti ha vinto Cody Rhodes eliminando Gunther. Il finale è molto carino di questo match, con Cody Rhodes che va per una super Cody Cutter dalla terza corda, Gunther lo ciocca, gli fa un'altra sottomissione, ma Cody Rhodes è spicy, fa un roll up sopra, gli fa il pinfolo mentre è cioccato dalla shock di Gunther, schiena per terra, 1, 2, 3, e quindi hanno fatto vincere Cody Rhodes in maniera un pochino così birbante, per dirla con parole simpatiche. Così Gunther è rimasto strong nella sconfitta e possono ovviamente nel prossimo anno fare un altro match fra Gunther e Cody Rhodes dicendo, ah tu mi hai sconfitto quella volta ma non in maniera forte e incredibile, mi hai sconfitto perché ops mi sono distratto e mi hai fatto un roll up, quindi cose del genere incredibili. Gunther dopo il match stringe la mano a Cody, danno la mega cintura a Cody che è veramente gigantesca, festeggiano con Liv Morgan e si conclude questo pay per view. Che vi devo dire ragazzi, io ormai ho perso le speranze nei pay per view della Saudi Arabia perché sono pay per view così sus, capito? Io ricordo che ci sono stati i peggiori match nella storia della WWE in questi pay per view in Saudi Arabia, quindi sono contento che i wrestler vengano pagati tantissimo se vogliamo, per carità, rispetto a tanti altri pay per view di merda che ci sono stati in WWE e altri pay per view in Saudi Arabia di merda, questo ragazzi è stato un bocconcino simpatico, indolore, lo vedi, dici ok, ah vabbè questo è simpatico, ah vabbè ok ok via, datemi Survivor Series, una cosa del genere. Match femminile tag team mi è piaciuto tanto, Gunther contro Cody Rhodes mi è piaciuto, forse l'unico vero match della serata, Liv Morgan contro Nia Jax, ve prego, il match per gli Stati Uniti simpatico, Kevin Owens contro Randy Orton, boh, si capisce che vogliono fare, però diciamo ok, Seth Rollins contro Bronson Reed, anche qui match simpatico ma niente di straordinario. E poi il match della Bloodline, come vi dicevo all'inizio video, ripeto, sono contento che stiano pushando solo, però ripeto, il push di solo doveva iniziare molto molto tempo prima per fare in modo tale che questi match qui con la vittoria di solo avrebbero reso ancora più strong, e invece quello che rendono così è ok, stanno pushando solo, però io mi ricordo che fino a prima perdeva. Ovviamente non c'è stato The Rock, non c'è stato Goldberg, grazie, questo forse è stata la cosa più assurda della serata, perché avevo detto nello scorso video di Alina Selle che il finale del match fra Cody e Gunther era proprio Gunther che veniva colpito da una spear di Goldberg e perdeva per colpa di Goldberg, e così facevano il match alla Royal Rumble. A quanto pare il match alla Royal Rumble forse non si farà, ma si farà più avanti, perché il prossimo anno ci sarà sia il ritiro di John Cena, che però farà un tour da gennaio fino a dicembre, invece Goldberg a quanto pare farà un ultimo match, io spero lo faccia contro Bron Breakker, e si ritira pure lui.
lui, ragazzi. Quindi prossimo anno si ritireranno un sacco di superstar anche in altre compagnie. Incredibile, ragazzi. Vedremo che succederà. Probabilmente questo sarà l'ultimo episodio di 4 chiacchiere di Godo prima dell'anniversario del canale, a meno che non mi stia perdendo qualche cosa. Rivedrete 4 chiacchiere di Godo con Survivor Series e nuovi video incredibili e costumini spicy. E spero appunto di far uscire sia il video del nonno a Castoro che la serie sul King e tante altre cose godose in questo pazzesco canale. Ragazzi, vi ringrazio di aver visto questo video incredibile. Che cosa, siamo voi e ci vediamo nel prossimo episodio delle 4 chiacchiere di Godo. Pazzesco, assurdo.